Ma chi è che in Thailandia cammina con 50.000 baht in contanti in tasca? Ciao, io sono Stefano e benvenuto in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. Prima di passare alla notizia, volevo invitarti, come faccio ogni volta, a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornato sui prossimi video. A Pattaya un uomo canadese, portatore di handicap e costretto su una sedia a rotelle, ha sporto denuncia alla polizia nei confronti di una donna ignota che prima ha cercato di fare amicizia con lui e poi gli ha rubato il portafoglio contenente 50.000 baht in contanti e il passaporto. I fatti si sono svolti che praticamente un giorno il signor Riab Boomer, di 46 anni, appunto di canadese, ha chiesto al suo aiutante thailandese, Wan Chai Chin Peng, di 21 anni, di accompagnarlo, spingendo appunto la carrozzina, fino a una spiaggia di Pattaya. E così hanno fatto, sono andati in spiaggia. A un certo punto il ragazzo thailandese ha detto: "Guarda, io devo andare un attimo in bagno. Torno subito." Ed è andato in bagno. Nel frattempo, l'uomo canadese è stato avvicinato da una ragazza thailandese che è stata molto socievole, molto espansiva, dopodiché l'ha salutato e se n'è andata. Quando l'aiutante thailandese è tornato dal canadese, il canadese dice: "Sai che c'è? Andiamoci a prendere una birra." Quindi sono andati al primo bar utile e dopo che si sono presi la birra, l'uomo canadese va a cercare il portafogli e non lo trova più. Per cui da qui la denuncia alla polizia. La polizia ha dichiarato ufficialmente che le indagini sono in corso e che stanno controllando tutte le telecamere a circuito chiuso della zona per cercare di identificare la donna. Questa notizia finisce qui, ti inviterei a lasciare un like, a condividere questo video sui tuoi social e noi ci vediamo alla prossima volta.